Come dice Andrea, noi siamo sempre, vabbè, a noi piace, piacciono questi argomenti, ci piace leggere di queste cose, ci piace vedere video riguardanti queste cose. Oggi per dire ho consigliato un libro che sinceramente l'avevo già visto, poi dicevo, boh, ma chissà se non vale la pena comprarlo o no. E poi siccome a me piace sentire gli audiolibri, specialmente se sto facendo qualcosa e quindi mi metto le cuffie e mi ascolto le cose che a me piacciono, e avevo visto che di questo libro c'era l'audiolibro e me lo stavo ascoltando e mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto e mi ha fatto capire delle cose, mi ha fatto ragionare su tantissime cose e mi è stato di spunto anche per delle cose che riguardano me stessa da fare sul come pensarla, eccetera, eccetera. E io vi consiglio appunto di, come dire, di approfondire anche questi argomenti perché appunto non, specialmente quando si tratta di un percorso alimentare, si pensa appunto che debba essere basato solo sul mangiare sano e quindi stare a dieta, fare esercizio fisico. Quando invece deve partire tutto dalla testa e quindi magari capire le cose che ti bloccano, il perché hai determinati comportamenti, il perché in determinati momenti ti portano poi a mollare, è importante, però non lo puoi capire da sola e quindi è bello anche studiare queste cose, studiare, cioè, interessarsi a queste cose, non è Certo. che per forza bisogna essere dei professionisti per fare queste cose. Un giorno mentre stavo camminando, l'anno scorso, se non ricordo male, sì, l'anno scorso, perché ricordo che da lì poi decisi anche la data precisa su quando far partire la prima dieta di gruppo in assoluto, che partì, me lo ricordo ancora, il 17 di novembre dell'anno scorso. E niente, sono andata a camminare e dove vado, dove a me piace in particolar modo andare a camminare, in quel posto lì, che Andrea ci viene ogni tanto con me, però a lui piace andare in altri posti, ma proprio in quel tragitto lì, arrivato a un certo punto non c'è più internet in pratica, no? Io non avendo nemmeno musica memorizzata nel telefono, la stavo ascoltando tramite i miei dati appunto di internet, stavo ascoltando della musica, si blocca e dico, a me non piace camminare così senza avere qualcosa da ascoltare. E allora ho detto, boh, avrò sicuramente magari scaricato qualche canzone, magari vado a vedere cosa c'ho nella libreria, nel reparto della musica del telefono. E avevo degli audio che ho detto, boh, questi magari saranno solamente audio di WhatsApp, che cosa me li sento a fare, cosa me li ascolto a fare. Invece ne cliccai uno così a caso che non sapevo nemmeno di averlo. Me l'avevano mandato, qualcuno me l'aveva mandato questo audio che parlava, raccontava una storia che, dove anche a me, come è successo ad Andrea, mi sono messa a piangere per le cose che diceva perché mi ha fatto capire determinate cose. E poi diceva, ripeteva sempre appunto un determinato numero che era il 7, che tra l'altro è un numero per chi ci conosce, che magari lo sa, il numero 7 che è un numero molto importante e magico, così per dire, per me e per Andrea. Allora il 7 era già passato, ho detto, boh, allora questo è un segno che la dieta, perché ero titubante, dicevo, boh, chissà, funzionerà, non funzionerà, poi magari ci staranno dietro le persone a questo nuovo progetto, no? Sarà facile, sarà difficile gestire tante persone, più persone con più teste, con lo stesso tipo di piano alimentare. E invece quel giorno sono arrivata a casa e ho detto no, no, partiamo, partiamo e partiamo anche il 17. Per dire, cioè, a volte basta poco, no? Per cambiarti la vita, ma non per forza, anche per solamente già basta che ti faccia ragionare, per dire, no? Che possa essere un libro, che possa essere magari una frase letta così per caso, qualsiasi cosa, però veramente non, cioè, siate sempre curiose di approfondire questi argomenti perché sono molto molto importanti, perché come diciamo sempre parte tutto dalla testa e quindi se la testa è a posto, se noi siamo tranquille, non siamo stressate, non siamo nervose, ansiose, preoccupate per qualcosa, tutto funzionerà.
Quello che però che c'è da dire, che vi dico sempre, non smetterò mai di dirvelo, di non farvi però condizionare dalle cose brutte, perché purtroppo le cose brutte non smetteranno mai di esserci, non smetterà mai di esserci il periodo brutto, quello dove ci capitano delle cose anche molto spiacevoli, queste cose capiteranno sempre, quindi bisogna convivere con queste cose. E non parlo per forza di cose proprio gravissime, perché poi è tutto relativo. Ci sono delle cose che sono obiettivamente gravi e che ovviamente ti fanno preoccupare, stare male ed essere ansiosa. Ma ci sono altre cose che invece è relativo. Magari quello che magari può essere per Andrea, ce l'ho qui, faccio esempio lui. Quello che per lui può essere grave, magari me lo racconta a me e dico: va, io farei così, non ci penso più di tanto, non la vedo questa gravità come magari può vederla lui, e viceversa, qualcosa che per me è gravissimo, magari gliela racconto e dice: ma no, ma non è così, perché è tutto relativo. Bisogna convivere con queste cose e andare avanti lo stesso, altrimenti, se noi pensiamo di fare sempre una bella vita dove è tutto quanto rose e fiori, è un'illusione che ci dobbiamo togliere dalla testa, quindi dobbiamo cercare di andare avanti lo stesso anche quando ci sono i momenti brutti. Mi ha fatto molto piacere che una persona del gruppo, per dire che ha dei problemi seri in famiglia ed è ovviamente preoccupata delle cose che le stanno capitando in famiglia, e in effetti per questi motivi qua aveva mollato, però poi è tornata. A volte magari scompare, io magari la vado ad acchiappare in privato per dirle: ehi, cucù, ci sei? E lei capisce subito. Però mi ha fatto piacere che l'ultima volta che abbiamo parlato lei mi ha detto: ho seguito il tuo consiglio e ho capito che purtroppo la situazione adesso è questa, però se io vado ad aggravarla mangiando di più, non seguendo più, perché lei deve seguire questo percorso perché ne ha proprio bisogno. Dice: se io non seguo pensando che questa cosa che c'è a casa è brutta, è grave, è triste, aggravo solamente di più, aumento i problemi, così per dire, no? Dice: quindi io ho imparato, sì, ad essere magari anche triste, amareggiata, arrabbiata per determinate situazioni, però vado avanti lo stesso con il mio percorso perché una cosa non c'entra con un'altra. E questo mi ha fatto veramente molto piacere che lei finalmente abbia capito e che sia scattata quella molla che le ha fatto capire questo, perché è veramente molto importante. Purtroppo, come detto, nella vita di cose magari che ti faranno arrabbiare, che ti faranno dispiacere, che ti faranno restare male, non smetteremo mai, fino a quando saremo su questa terra, non smetteranno mai, purtroppo. Però queste cose non ci devono condizionare la vita. Magari lì per lì ti arrabbi, sei giù, ok? Può capitare che magari per un giorno, per chi quando è triste ha questa abitudine di mangiare di più. Dico così perché, per dire, a me capita il contrario. Quando sono triste a me passa la fame del tutto, posso stare anche settimane senza mangiare, per dire, no? Oppure quello che mi capita, anche se non mangio, che magari mi gonfio di più, eccetera, eccetera. Però non ho bisogno di abbuffarmi. Quelle che invece hanno questo bisogno, perché è un bisogno, non è che perché sono delle persone, scusate il termine, delle cafone che vogliono per forza mangiare in più, no, si tratta che loro pensano stupidamente anche e inconsciamente e veramente senza pensare alle conseguenze, pensano che poi appunto che questo mangiare di più che gli potrà colmare un qualcosa, risolvere un problema, non pensando che invece aumentano di più i problemi. Quindi, detto questo, se ti scatta la molla, la inizi anche a Natale. Esattamente, È è una proprio verità. quello che volevo dire, proprio quello che volevo dire. E nella sorpresina che vi aspetta, nella novità che vi aspetta nel 2023, parlerò anche di questa cosa qua, perché appunto non, se sei convinta, se sei convinto, non esiste un lunedì, non esiste il mese prossimo, non esiste 4 mesi prima delle ferie. Esiste il fatto invece che quando sei pronta è un venerdì, inizi di venerdì, è il giorno di Natale, perché quel giorno ti è successa una cosa e hai capito finalmente che è giusto dare la svolta ed è a Natale. Pace, non è che devi digiunare, mangi quello che puoi mangiare, però inizi il tuo percorso anche a Natale. Ti deve scattare quella molla, e una volta che tu l'hai capito, non ci sarà nulla, ma nulla che ti fermerà. Perché poi veramente, poi è così automatico e sei così
convinta di voler arrivare dove tu vuoi arrivare, che non ci sarà niente e nessuno che potrà fermarti. Però finché noi invece ci lasciamo trascinare e condizionare appunto o dagli eventi o da persone negative che sono accanto a noi, o magari, che ne so, dai problemi che tutti possiamo avere, dal nervosismo perché al lavoro hai litigato con qualcuno, e allora ogni volta, cioè, quelle sono scuse. Sono scuse perché alla fine, cioè, a chi glielo fai? Sto dispetto che magari ti metti a mangiare in più, oppure che lasci da parte il tuo percorso. E non vuol dire nemmeno, ci sono quelle che magari dicono no, vabbè, ma non ho tempo perché poi trascuro la famiglia, i bambini, ma non è vero niente, perché alla fine. Né più né meno quello che dico sempre, perché io resto un pochino così allibita quando magari leggo di persone che dicono no, non ho tempo perché ho i bambini, ho la famiglia. Parlo perché posso parlarne, essendo che anch'io ho 3 figlie, adesso sono cresciute, ovviamente, sì, ma sono state piccole anche loro. Ho avuto un marito, adesso ho un compagno, ho anch'io avuto una famiglia, ho avuto un lavoro, cioè andavo a lavorare, non è che avevo solamente, però organizzavo tutto. E quindi io quello che dico, né più né meno, devi cucinare per tuo marito, per il tuo compagno, per i tuoi figli, anche se sei da sola e sei una ragazza madre, sei con i tuoi figli, ma per i tuoi figli non è che gli dai le scatolette del cane, dico io, no? Quindi devi cucinare anche per questi bambini. Poi pensate bene anche a quello che voi fate davanti ai bambini, perché noi siamo l'esempio per loro. Quindi, cioè, non è che dovete, a meno che non si tratta che siano neonati, anche lì, mentre tu gli scaldi l'omogenizzato, gli fai il passato di verdure al bambino o alla bambina, ti metti un pentolino e mangi insieme a lui. Così già è una bella cosa perché il bambino impara queste cose, vede che è l'orario in cui si mangia, dove la mamma anche sta mangiando insieme a lui, ci si siede a tavola con tranquillità. Non fate quelle che veramente io per me è una cosa assurda, quelle che vanno col piatto in casa a rincorrere il bambino per imboccarlo, cioè i miei figli sono sempre stati seduti, le mie figlie, a tavola sul seggiolone e lì che si mangiava. E così infatti noi siamo andati avanti, noi non abbiamo mai avuto problemi di portarli al ristorante o cosa. E anche loro hanno imparato a mangiare determinate cose. Quindi se i vostri bimbi vivevano che voi mangiate delle schifezze, di conseguenza anche loro vorranno delle schifezze. Quindi queste sono solamente scuse, perché il tempo, se si vuole, si trova.